Amici, buon pomeriggio in questo secondo video di oggi, venerdì 11 settembre. Venerdì ovviamente è tempo di SmackDown in WWE. Il nodo principale da sciogliere in questa puntata odierna sarà ovviamente quello di Bayley, che dovrà spiegare all'universo WWE, all'universo WWE, le azioni. Tutto ciò che ha scaturito la sua rabbia contro la sua amica ed ora nemica Sasha Banks, tradita in maniera abbastanza spericolata settimana scorsa dall'ex ragazza abbracciosa, una Sasha Banks che ovviamente non sappiamo quando potremo rivederla, nel senso. Magari a livello di storia narrativa, nella puntata di questa sera non la vedremo, non lo sappiamo. È ovvio che potremmo pensare comunque dopo questo attacco della Bayley ad una Sasha Banks che le costa la vittoria, per dire a Clash of Champions, e da lì scaturisce. Magari scaturisce la loro sfida, o chissà, magari si sfidano già a Clash of Champions il 27 settembre. Staremo a vedere. Nella puntata, altri protagonisti saranno Jeff Hardy ed AJ Styles, che non so bene però se. In una sfida o in un semplice confronto, qui sto vedendo la preview dal sito ufficiale WWE. Vabbè, se non è una sfida, sarà un confronto. E l'altra cosa molto interessante di questa puntata odierna di Friday Night SmackDown sarà quella di capire il nuovo membro della casa delle lucciole della Firefly Funhouse di Bray Wyatt, o The Fiend Bray Wyatt, come vogliamo chiamarlo. Dopo che sappiamo tutti, comunque, il ruolo centrale di Alexa Bliss, che ha avuto nella sfida cinematografica tra The Fiend, Bray Wyatt e Braun Strowman, un mesetto fa circa, dopo la conquista del titolo di The Fiend, ma poi sappiamo tutti è giunto Roman Reigns, che è diventato un nuovo Poleman Guy. Ci tengo a ricordare come al momento, come anticipazioni della puntata, non c'è un riferimento a Roman Reigns, ma sia probabile che magari potremmo vedere un suo promo parlato. E sta di fatto che, almeno dalle notizie che giungono sul web, che comunque la federazione voglia rendere Roman Reigns un campione abbastanza longevo, quindi essere effettivamente il volto di SmackDown nel caso specifico e nell'altro caso della compagnia, visto che comunque sappiamo tutti come Brock Lesnar attualmente non è presente visto che lui ha residenza in Canada, quindi per cause che tutti sappiamo dal Covid non si può spostare. Domani ovviamente sarà tempo di guardare per me quella che sarà la puntata che si svolgerà come di consueto nella nottata italiana tra venerdì e sabato. Leggevo anche di un possibile stop momentaneo del push di Big E, visto il ritorno e già l'ascesa al trono di Roman Reigns. Vabbè, spero di no, anche per Big
perché Big E potrebbe fare anche qualcosa di veramente buono come in corsa da singolo. Bene, quindi direi che per queste anticipazioni è tutto. Buona puntata in generale per chi la vedrà in diretta lì in America, per chi noi europei comunque, chi è proprio abbastanza accanito la vedrà nella nottata. Ovviamente io me la gusterò domani mattina dove vediamo cosa succederà e se ci sarà un video a riguardo. Comunque al momento ora non ho la card davanti di Clash of Champions, ma se almeno la memoria non mi inganna, comunque i match principali. Non so se sono gli unici annunciati per il pay per view di fine settembre. Sono Drew McIntyre contro Randy Orton, in quella che alla fine è una rivincita di 2 mesi fa circa. E sfida per quella McIntyre-Orton per il titolo WWE. Roman Reigns contro Jey Uso, vincitore del Fatal 4-Way settimana scorsa, del quale fu escluso proprio Big E per un brutale attacco al backstage di Sheamus, che quindi sarà una sfida per il titolo universale con denominazione speciale cugino contro cugino. È ovvio che noi vorremmo vedere, ma un'ipotetica sfida tra Roman Reigns e The Rock può essere più da WrestleMania che da pay per view, diciamo, di transizione o che non ha un'alta importanza storica nella federazione. Bene, grazie a voi tutti. Penso che questo è stato l'ultimo video di oggi. Noi ci vediamo domani. Beh, una delle cose che mi vengono in mente per domani, vediamo magari di fare due video divisi, uno MotoGP e l'altro Formula 1, o di accorpare, vediamo un po', anche perché poi sapete la MotoGP come orari in circuiti europei precede poi la Formula 1 che inizia le qualifiche alle 15, quindi, ma presumo di fare un video o un video unico, magari di registrare in audio e poi farlo a video. Bene, grazie a voi tutti, alla prossima. Viva lo spettacolo, l'intrattenimento, nel caso specifico il wrestling. Ciao a tutti, ciao amigos, forever, ciao.